L'AUSER è prima di tutto un'associazione che ti fa sentire sicura nella vita se ti sta mancando qualcosa. AUSER siamo noi. Siamo un'associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e nel valorizzare il loro ruolo nella società. È da un annetto circa che sono solo e un amico mi ha portato all'AUSER. Ho trovato delle persone come se fosse una famiglia. I nostri obiettivi: volontariato civico, invecchiamento attivo, educazione permanente, sostegno della fragilità, rapporto intergenerazionale. Ho sentito da giovane la solitudine più degli altri, per cui l'AUSER a me mi ha salvata da un periodo molto critico della solitudine. Nel concreto, ecco cosa facciamo ogni giorno: consegna domiciliare dei farmaci, accompagnamento protetto presso strutture sanitarie, compagnia telefonica e a domicilio, attività socioculturali. Per me è la seconda famiglia, l'AUSER per me. Stando da sola a casa, qui ho trovato la mia seconda famiglia. Supporto, l'amore, tutto. Realizziamo tutto questo grazie all'impegno dei volontari e alle risorse economiche derivanti dal tesseramento, dalle donazioni dei soci e non e dal 5 per 1000. L'AUSER per me è un ritrovo di tanti amici dove stiamo felici assieme. Dunque, AUSER ogni giorno fornisce servizi gratuiti per vivere meglio la longevità. Diamo un senso al 5 per 1000, anzi, gliene diamo 5. Vediamo l'invecchiamento attivo come un valore per tutta la società. Tocchiamo con mano la fragilità e la solitudine che ci circondano. Annusiamo il profumo della solidarietà e della partecipazione. Ascoltiamo le esigenze delle persone nelle comunità in cui siamo attivi. Assaporiamo il gusto di aiutare chi ha bisogno. Solidarietà, fratellanza, rispetto per gli anziani innanzitutto. L'AUSER è la nostra seconda casa. Scegli perciò di destinare il tuo 5 per 1000 all'AUSER. Codice fiscale 97321610582. Ti aspettiamo come socio o come volontario nei circoli AUSER. Puoi contattarci presso la nostra sede provinciale di Taranto in via Rintone 65. Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Polifemo. Questa prima parte sarà interamente dedicata ad un convegno dibattito che si terrà nella sede centrale dell'AUSER di Taranto e appunto ci occuperemo di Unione Europea con cenni storici, istituzioni, funzionamento e competenze, tutto curato dal dottor Antonio Carone, esperto nell'integrazione europea. Siamo in compagnia di Lina Arpaia, presidente dell'AUSER provinciale, promotrice anche di questi incontri appassionanti, diciamo così, che trattano vari argomenti. Questa sera si parlerà della comunità europea e delle istituzioni. Sono degli incontri che creano davvero un momento di aggregazione e anche di dibattito. Sì, questi incontri fanno parte di una programmazione bimestrale che l'AUSER porta avanti ormai da diverso tempo e stasera parleremo di Europa perché abbiamo ritenuto opportuno approfondire questo argomento, perché molte volte si parla di Europa e si parla male, non si comprende, magari abbiamo dimenticato quello che è stato veramente l'Europa, perché è nata l'Unione Europea, eccetera. Quindi stasera con il professor Carone dobbiamo cercare di ripassare un po' la storia, cioè capire anche l'importanza, perché secondo il mio modesto parere è importante stare nell'Europa, perché appunto gli stati, noi siamo un grande continente, quindi dovremmo essere anche all'altezza di porci nei confronti anche degli altri stati, diciamo, potenti. Quindi è molto importante capire il funzionamento. Voi, paesi europei, dovete incominciare a parlare tra di voi, mettervi d'accordo, organizzarvi per poter ricevere al meglio questi aiuti. E così fu, 16 paesi europei risposero all'appello americano. Questa risposta si concretizzò nell'istituzione
della prima, diciamo, organizzazione che diede impulso all'integrazione economica europea, l'OECE, l'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, che in futuro si trasformerà in OCSE. Adesso voi sentite l'OCSE, nasce da qui l'OCSE. Tramite l'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, questi paesi europei, che poi sono quelli che conosciamo tutti, che hanno partecipato al conflitto, incominciano a intraprendere una serie di azioni di carattere finanziario e economico per poter liberalizzare tra di loro gli scambi commerciali e finanziari. Allora, Presidentessa, per partecipare a questi incontri diamo, insomma, delle indicazioni anche a chi ci segue, come si può fare, che è aperto a chiunque, bisogna essere soci di questa organizzazione? No, questa è una, diciamo, questi incontri sono aperti ai soci, però chi è interessato può anche venire, però l'associazione, la sua attività è rivolta ai soci, quindi naturalmente viene una volta, due volte, però poi si deve condividere, diciamo, aderendo all'associazione, deve condividere la missione dell'Auser, che è quella dell'invecchiamento attivo, quello dell'aiuto reciproco, quello della solidarietà. Quindi noi aiutiamo, insomma, gli anziani fragili che hanno bisogno di sostegno, che hanno bisogno di una mano anche nel svolgimento della vita quotidiana. Quindi siamo aperti a tutti coloro che condividono, naturalmente non sbattiamo la porta in faccia a nessuno, però è rivolta principalmente ai soci dell'associazione. Quindi chi vuole può venire, si può rendere conto di quello che facciamo e può condividere. E ai paesi occupati dall'Unione Sovietica, ma ci fu un rifiuto di carattere politico e ideologico, per cui gli aiuti furono destinati all'Europa occidentale, i paesi dell'Europa occidentale. Questo tipo di organizzazione che è nata con l'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, chiaramente era un tipo di collaborazione che si è sviluppata secondo gli schemi tradizionali delle collaborazioni tra Stati. Quindi non c'era... È stato un fenomeno molto importante che ha determinato lo sviluppo dei paesi europei subito dopo la guerra. Presso la sede dell'Auser si tiene un nuovo convegno interessantissimo che coinvolge, come sempre, tante persone. Uno dei relatori di questa sera sarà il dottor Antonio Carone. Si tratterà di integrazione a livello europeo e di istituzioni. Ci vuole chiarire meglio? Sì, questa sera affronteremo due argomenti importanti. Come nascono le comunità europee, quindi l'Unione Europea, quindi decenni storici sulla nascita dell'integrazione europea, e poi affronteremo il funzionamento delle singole istituzioni europee, il Parlamento europeo, in previsione anche delle prossime elezioni, la Commissione europea, il Consiglio dei Ministri, la Corte di Giustizia e le altre singole istituzioni, per capire il funzionamento dell'Unione europea e discuterne con i partecipanti per cercare di far comprendere questa macchina che apparentemente sembra complessa, ma non è poi tanto complessa. L'importante è capire come funzionano almeno le istituzioni più importanti, che tutti i giorni sentiamo in televisione cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto. Questa è la finalità di questo incontro. Quindi un incontro dibattito, mi sembra. Sì, senz'altro, un incontro che in una fase iniziale sarò io a dire come funzionano le cose, però poi ho necessità di conoscere il pensiero dei partecipanti e ascoltare le loro opinioni relativamente ai problemi che ogni giorno affrontiamo. Ecco. Grazie mille. Il passo verso l'integrazione europea nasce da un altro famoso discorso fatto il 9 maggio del 50 dall'allora ministro degli affari esteri francese Robert Schuman, che di fronte all'assemblea, al parlamentare francese, propose alla Germania, eterno nemico, che il conflitto Francia-Germania aveva dato vita a due conflitti mondiali. Quindi una proposta rivolta alla Germania, ma rivolta anche agli altri paesi europei che potevano anche decidere di aderire, come così è stato. La proposta qual era? Quella di mettere in comune tra Francia e Germania e anche con gli altri paesi europei
la produzione del carbone, dell'acciaio, che all'epoca era la materia prima con la quale si costruivano. Abbiamo avvicinato ai nostri microfoni un socio di questa organizzazione, appunto Lauser. Buonasera, questa sera ci sarà, come abbiamo detto, un nuovo incontro. Ecco, se ci dovesse illustrare il suo punto di vista, qual è? Sull'Europa? Niente, l'Europa è una cosa nata già tanti anni fa, ci sono i nostri padri costituenti che all'epoca l'hanno formata. È una grande comunità, è una grande famiglia, però con dei grossi problemi che sperando che col tempo si riescano a risolvere, insomma. I bacini della Ruhr e della Saar che erano sempre contesi tra le due nazioni, per cui mettere insieme la produzione e quindi la commercializzazione di questi prodotti e portare avanti questa collaborazione. Qual era l'intento? L'intento era quello di Robert Schuman e anche degli altri che aderirono. Mettendo insieme questo pezzetto di economia dell'Europa, molto importante, non si poteva... Quindi questa sera, insomma, si creerà questo dibattito, appunto creato, organizzato dall'Hauser, dove si potranno chiarire, insomma, vari punti di vista. Sì, sicuramente sì, io spero che ci sono delle giudicazioni in merito a questa questione europea, insomma, anche perché ci sono le elezioni a maggio, il mese prossimo, e quindi... È bene essere informati. Da quanto tempo lei è socio Hauser? È da un paio d'anni che sono socio. Quindi spesso prende parte a queste iniziative? Sì, spesso, volentieri, perché è una bella associazione, quindi ci stiamo bene. Per la terza volta per un conflitto mondiale che potesse scaturire da rivalità economiche, territoriali e così via. Questa produzione del carbone e dell'acciaio doveva essere messa sotto il controllo di un'alta autorità, cioè una istituzione indipendente dagli stati. Aderirono a questa proposta l'Italia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, quindi i primi sei paesi fondatori della comunità europea. Abbiamo raggiunto gli uffici dell'Hauser, che sono il cuore pulsante di questa organizzazione, e siamo in compagnia di un membro di questa organizzazione che si è prestata alla nostra intervista. Ti vuoi presentare da sola? Sì, io sono Duche Tigina, faccio parte del direttivo provinciale dell'Hauser di Taranto. E con questo voglio precisare che questa iniziativa che questa sera abbiamo iniziato a intraprendere qui nella nostra associazione penso sia abbastanza importante anche per far capire alla cittadinanza l'importanza dell'Unione Europea, perché tante volte se ne parla ma in modi così astratti, ma nessuno alla fine riesce a capire il valore dell'Unione Europea, quale sia l'importanza. Quindi l'Hauser si presta a fare questo corso che è costituito da 4 serate, 4 lezioni e quindi non so se c'è qualcuno che ha bisogno anche di approfondire, magari poi vi facciamo anche un aggiornamento delle prossime date in maniera tale che anche altri vengono a conoscenza dell'importanza dell'Unione, il perché l'Unione Europea. Con delle prospettive future molto importanti, lungimiranti, una associazione tra gli stati partecipanti molto più profonda, che dava proprio il senso della profondità e del fatto di mettere insieme qualcosa che dovesse durare nel tempo. Era questa proprio il senso delle cose che stavano accadendo in quel momento e che i politici di allora volevano che accadesse. Come dicevo prima, ci furono create delle istituzioni che dovevano governare questa produzione e commercializzazione. L'alta autorità, che era quella più importante, sotto l'egida della quale sostanzialmente il commercio carbo-siderurgico. Quindi anche i prossimi incontri avranno come tema l'Unione Europea oppure spazieranno? Sì, saranno sempre sull'Unione Europea, però ovviamente un po' più ampliati anche con i mercati e con tutte le altre tematiche che comporta sempre più o meno la stessa
etimologia. Quindi il dottor Carone, come abbiamo visto questa sera, è stato anche abbastanza coinvolgente, quindi magari non ci dobbiamo spaventare sentendo l'argomento, non bisogna necessariamente essere, insomma, conoscere già la materia, anzi questo è un modo anche per avvicinarsi. Ma infatti sì, è proprio questo, lo scopo è proprio questo, perché ripeto, il professore è qui giusto per dare una mano a coloro che magari hanno una visibilità o una cultura diversa per quanto riguarda proprio il discorso Unione Europea. Va bene, quindi l'invito è davvero aperto a tutti. Sì, a tutti. Grazie Gina. Niente, buona serata. Stati membri. Poi c'era il Consiglio dei Ministri, un Parlamento e una Corte di Giustizia. Il Parlamento non è il Parlamento europeo che conosciamo adesso, c'è tutta una storia, un'evoluzione. Nasce come rappresentanza dei vari parlamenti nazionali, per cui aveva soltanto una funzione consultiva, come anche il Consiglio dei Ministri aveva una funzione consultiva. Il vero perno era l'alta autorità. Nasce questa comunità e si va avanti, si crea un mercato comune, questa, la merce oggetto di questo accordo, cioè il carbone e l'acciaio, circola liberamente tra i vari stati membri, quindi si crea un primo piccolo mercato comune tra i sei stati membri. Siamo in compagnia di un altro socio Hauser, il signor Luigi Doronzo, che anche lui questa sera partecipa a questo convegno sulla integrazione europea e su quella che è la nascita delle comunità europee. È comunque un convegno abbastanza importante anche in prospettiva del fatto che ci saranno delle elezioni a breve. Sì, le elezioni sono molto vicine e sicuramente rappresentano un momento importante per quanto riguarda l'Unione Europea. Ovviamente la gente deve valutare attentamente, perché l'unica cosa che non può essere messa in discussione è proprio l'Europa, la validità dell'Unione Europea e i vantaggi che ne derivano fondamentalmente nel nostro paese, nonostante una grande discussione presente pro o contro. Continua, l'esperienza va bene, per cui si pensa di allargare ad altri obiettivi questa unione tra gli Stati. E infatti, dopo varie conferenze, varie discussioni a livello di cancellerie europee, a Messina nel 1955 c'è una famosa conferenza a seguito della quale poi si arriverà al Trattato di Roma del 57, istitutivo della Comunità Europea, Comunità Economica Europea, la Comunità Europea per l'energia atomica, uso civile ovviamente. Ma la cosa che a noi interessa è l'istituzione della Comunità Economica Europea, che a differenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio non ha un settore ben specifico di azione. Si propone. Quindi il dottor Carone questa sera sta illustrando un po' quella che è la storia della Comunità Europea, portando anche vari esempi, quindi questo aiuta certamente ad avere una consapevolezza più forte. E certo, bisogna capire proprio fino in fondo come nasce l'Europa, l'Unione Europea, e quali sono gli strumenti che sono messi a disposizione anche dai cittadini per governare un mondo sempre più complicato, soprattutto sugli aspetti economici, sociali e strutturali, perché non è possibile in un mondo così complesso, così difficile, affrontare questi problemi rimanendo nei propri stati. Nello Stato noi siamo molto piccoli e non possiamo sostenere una competizione mondiale, soprattutto con grandi colossi quali sono gli Stati Uniti d'America e la Cina. Quindi è importante rafforzare l'Unione Europea, ovviamente trovando anche dei vantaggi
per i cittadini, avendo attenzione ai cittadini e alle persone, perché effettivamente non possiamo immaginare un'Europa che pensa solo ai mercati o all'economia senza pensare alle persone, a come vivono e a come possono migliorare anche la loro qualità della vita, sia economica che sociale. Cioè si dà il senso di una comunità che si sta allargando e che vuole commerciare liberamente sui vari ambiti, vari aspetti per poter accrescere il benessere di questa comunità. Ovviamente c'è anche una Corte di Giustizia, quindi iniziano il diritto comunitario inizia a fare i primi passi, molto importante perché a seguito delle sentenze della Corte sostanzialmente tutto ciò che oggi esiste e funziona lo dobbiamo proprio a questa visione particolare dei giudici della Corte di Giustizia che negli anni hanno quasi plasmato il funzionamento della comunità europea. Quindi nasce questa comunità e si va avanti. La conferenza di Roma, l'abbiamo detto, ora l'evoluzione successiva alla comunità economica europea sono vari trattati, non li esaminiamo tutti, soltanto quelli più importanti che hanno determinato una svolta proprio nel funzionamento e nella storia della comunità europea. Ci troviamo sempre qui all'interno degli uffici dell'Auser di Via Rintone di Taranto, siamo in compagnia del signor Aldo Tedesco, il dottor Aldo Tedesco, membro del direttivo dell'Auser. Questa sera, come dicevamo anche nel corso delle altre interviste, c'è un incontro che in qualche modo vuole informare su quella che è l'Europa, la comunità europea e anche ciò che insomma è giusto sapere quando ci si avvicina alle urne. Quindi una sorta di convegno dibattito che coinvolge davvero tante persone, più informate e anche meno. Sì, e abbiamo valutato questa cosa anche per, proprio adesso stiamo discutendo anche sulla questione degli immigrati, la questione, e possono sembrare cose consolidate, ma si scopre che non si dà colpa in sostanza alla comunità europea di colpe che non ha. Perché? Perché non è il Parlamento europeo che stabilisce gli immigrati quanto la divisione, sono gli Stati membri, cioè è complesso. Si sta parlando anche del Brexit, che cosa può significare all'Europa? E perché la gente quando deve andare a votare in prossimo deve sapere di che cosa stiamo parlando, che cosa è l'Unione Europea. Sono 50 anni di storia, di un processo subito dopo la guerra, di una valenza unica. Non ci sono esempi, anche perché la comunità europea è invidiata dalle altre comunità. Noi sui diritti civili, sui diritti, lo sistema sociale europeo non ce l'ha, nessuna parte del mondo. Queste cose purtroppo in un contesto, in un clima, la crisi ti fa vedere queste cose così distanti. Responsabilità ce l'abbiamo noi. Mette a punto con tutta una serie di 300 direttive, 300 norme europee che gli Stati membri dovevano recepire, mette a punto proprio il piano operativo per poter completare il mercato interno. Per questa prima parte di Polifemo è davvero tutto, un po' di pubblicità e poi ritorniamo per la seconda parte. L'Auser è prima di tutto un'associazione che ti fa sentire sicura nella vita se ti sta mancando qualcosa. Auser siamo noi. Siamo un'associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e nel valorizzare il loro ruolo nella società. È da un annetto circa che sono solo e un amico mi ha portato all'Auser. Ho trovato delle persone come se fosse una famiglia. I nostri obiettivi: volontariato civico, invecchiamento attivo, educazione permanente, sostegno della fragilità, rapporto intergenerazionale. Ho sentito da giovane la solitudine più degli altri, per cui l'Auser a me mi ha salvata da un periodo molto critico della solitudine. Nel concreto, ecco cosa facciamo ogni giorno: consegna domiciliare dei farmaci, accompagnamento protetto presso strutture sanitarie,
compagnia telefonica e a domicilio, attività socioculturali. Per me è la seconda famiglia, l'Ause, per me. Stando da sola a casa, qui ho trovato la mia seconda famiglia, supporto, l'amore, tutto. Realizziamo tutto questo grazie all'impegno dei volontari e alle risorse economiche derivanti dal tesseramento, dalle donazioni dei soci e non e dal 5 per 1000. L'Auser per me è un ritrovo di tanti amici dove stiamo felici assieme. Dunque, Auser ogni giorno fornisce servizi gratuiti per vivere meglio la longevità. Diamo un senso al 5 per 1000, anzi, gliene diamo 5. Vediamo l'invecchiamento attivo come un valore per tutta la società. Tocchiamo con mano la fragilità e la solitudine che ci circondano. Annusiamo il profumo della solidarietà e della partecipazione. Ascoltiamo le esigenze delle persone nelle comunità in cui siamo attivi. Assaporiamo il gusto di aiutare chi ha bisogno. Solidarietà, fratellanza, rispetto per gli anziani innanzitutto. L'Auser è la nostra seconda casa. Scegli perciò di destinare il tuo 5 per 1000 all'Auser. Codice fiscale 97321610582. Ti aspettiamo come socio o come volontario nei circoli Auser. Puoi contattarci presso la nostra sede provinciale di Taranto in via Rintone 65.